Buongiorno a Paolo Savona, Presidente di Banca di Roma, già Ministro dell'Industria al Governo Ciampi, Presidente anche della Fondazione Ugo La Malfa, per la quale stiamo svolgendo questa intervista. In questi giorni si fa un gran parlare di crisi del comparto derivato del sistema creditizio e una delle accuse che si rivolgono al mondo politico ed economico riguarda la scarsa capacità previsionale su questo fenomeno. Qual è stata la sua personale esperienza e soprattutto quali sono le differenze all'origine dell'attuale diversità fra la situazione italiana e quella statunitense? Innanzitutto desidero precisare che parlo da studioso dei problemi del credito e dei derivati e non da presidente della Banca di Roma, incarico che ho preso da poco più di una settimana e quindi non sono legittimato a entrare nelle vicende interne. Per quanto riguarda invece la mia attività di studioso della materia, posso testimoniare con una certa precisione che la diversità non nasce a caso, ma perché le autorità hanno anche mandato dei precisi messaggi di cautela al sistema bancario, ottenendo quindi il risultato di una bassa esposizione di fronte a questa crisi internazionale. Già nel 2005 la Commissione di indagine sul sistema bancario, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare guidata da Giorgio La Malfa, avevano avviato un'indagine sul problema dei derivati e quindi avevano avuto già la sensazione che il problema potesse avere un impatto macroeconomico, cioè che va al di là dei rapporti contrattuali delle imprese. La Banca d'Italia, nello stesso periodo, decise di contabilizzare i derivati tra i crediti sopra la linea, cioè tra i crediti veri e propri, in una percentuale nell'ordine del 20%. Nel 2006 il problema, l'attenzione fu posta anche per i derivati usati dagli enti locali e prima su iniziativa del ministro Tremonti e poi attuata dal ministro Siniscalco, decisero di considerare nell'indebitamento degli enti locali anche i derivati, anche qui alcune categorie dei derivati. L'insieme di queste attenzioni delle autorità monetarie e fiscali si è riflessa in questa cautela del mercato e quindi la diversità nasce dall'interesse che le autorità hanno subito posto al diffondersi di un fenomeno che nel mondo ha raggiunto dimensioni enormi. Tenete presente che in un libro scritto da due australiani intitolato Capitalism with Derivatives, cioè il capitalismo con i derivati, dimostrano dati alla mano che il business più ampio di tutte le attività, comprese quelle petrolifere, è nel settore dei derivati. Quindi è il fatturato più elevato e l'industria più ampia. Evidentemente un problema lo doveva creare e, ripeto, le autorità italiane l'avevano fiutato. Qual è l'attenzione che ha avuto il mondo accademico in relazione al problema dei derivati e al loro studio? Ci fu quasi un'ignoranza totale del problema. Quando appunto, continuando su una linea di ricerca che avevo intrapreso con Guido Carli sull'eurodollaro, che fu una delle prime innovazioni finanziarie e che portò al collasso dell'accordo di Bretton Woods, quindi con effetti istituzionali drammatici. Sulla scia di quei tipi di indagini io avevo intrapreso l'indagine sul mercato dei derivati nel 1996, costituendo un gruppo di studio internazionale. Abbiamo fatto dei progressi noi del gruppo di ricerca, ma ogni anno ho convocato esperti in questa materia internazionale e la cultura prevalente di tipo americano, mossa a mio avviso dall'entità degli interessi, era che i derivati erano un ottimo strumento che rendevano più efficiente il mercato, che consentivano alle imprese di coprire il rischio e quindi era uno strumento molto importante, una grande invenzione del mercato favorevole, mentre io insistevo sugli effetti macroeconomici, gli effetti di sistema. Non mi interessava la singola crisi individuale. Incappò la banca della regina, la prima, la Barings inglese, poi la Metallgesellschaft tedesca, la Sumitomo giapponese, ci fu la crisi dell'ETCM e dell'Enron statunitense dopo, ci furono crisi che erano segnali di eccesso di uso di derivati, uso distorto dei derivati rispetto alla funzione di copertura dei rischi di mercato, che doveva mandarci il messaggio che le crisi individuali potevano andare alle crisi di sistema. E qua iniziarono
tre linee di ricerca. Uno riguarda la politica monetaria, uno riguarda la politica fiscale e l'altro gli effetti sullo sviluppo economico, che è la parte più originale che non appare da nessuna parte.